Vi servono crediti per spacchettare e creare la squadra dei vostri sogni o fare trading? FIFA Coin fa il caso vostro. Crediti velocissimi, prezzi bassissimi e grazie al mio coupon Nexet risparmierete ancora di più. Tutti i link in descrizione. Nuovissimo FIFA Foot Draft su FC25, dove dobbiamo andare a fare il Foot Draft, dove possiamo vedere solamente la squadra di club. Nelle 5 scelte l'unico indizio, l'unica cosa che possiamo capire è la squadra per cui gioca. Quindi se sarà un'icona siamo nei guai, se invece saranno dei giocatori possiamo piano piano usare il cervello e capire chi sono. Ragazzi, prima di lanciarci, io come sempre vi ricordo di sostenere questi video con un bel mi piace. Nei commenti fatemi sapere qual è il club migliore del mondo. Dimmi la tua nei commenti, iscriviti al canale, condividi il video. Comunque adesso basta parlare, iniziamo subito. Eccoci qui nel Foot Draft con la grafica già pronta. Ecco a noi i capitani, ho scelto un 4-3-3 e i capitani di oggi sono un Arsenal, Barça, United, Liverpool. Allora, United leviamolo di mezzo, non ci interessa. Barça potrebbe anche essere mezzo discreto, ma leverei di mezzo. Quindi Arsenal if dovrebbe esserci Gabriel, Saliba e Saka, penso. Liverpool non so se Momo Salah è uscito, quindi credo che Momo Salah ancora non abbia preso IF. Quindi io ti dico che sono più intenzionato sull'Arsenal. Vediamo se la mia scelta è giusta. Ok, Lansen non era male, per carità. Saka non è che mi fa impazzire. Poi c'era Luis Diaz. Sì, avrei preferito Luis Diaz IF. Secondo capitano AS. Una bella... c'è qualcosa colorato. Fermi tutti, c'è qualcosa di colorato. Qui sono carte speciali. Allora, Real e Tottenham sono if. Questo potrebbe essere Vinicius, quindi quasi sicuramente prenderò lui. Questa è una carta speciale un po' verdina, non mi viene niente in mente. Questa qui dovrebbe essere forse la versione Champions femminile, che non mi viene in mente chi diamine può essere del Barça femminile. E Wolfsburg altrettanto credo sia femminile, perché non credo che il Wolfsburg ha preso carte speciali. Io però vado con l'if Real, perché credo sia Vinicius Junior. Vediamo se la mia scelta è giusta. Perfetta. Allora è la Carcaciui, come cavolo si chiama, il terzino che avrei, buono che non l'ho preso. Pina, ottimo che non l'ho presa, la versione Champions. E questa qua era la Rush, infatti io però ho capito bene che era donna. Io mi sto, non era male, ma ehi raga, Vinicius Junior si va a bomba. Ok, per adesso ragazzi la mentalità sta andando fortissima. ATT, Rush Atletico, dovrebbe essere Zizou Griezmann. Borussia dico che non mi interessa, e questo qui dovrebbe essere Erling Braut Haaland. Quindi prendo Griezmann o Haaland. Griezmann o Haaland, ti dico che vorrei provare Griezmann. Vado con Zizou. Meno male, non era Erling, era un troll, ci volevano fregare. Per adesso ti dirò, attacco molto bello, sono molto contento dei miei giocatori. Qua prendo molto rapidamente il giocatore del Chelsea, non voglio manco sapere chi è, non ci interessa sapere chi è, perché raga faceva semplicemente cacare come schermata, altrettanto cacare, vado con Everton, tutte carte oro non rare, li scopriremo dopo questi pipponi. Oh mio Dio, aspetta, carta speciale Real Madrid, Tchouaméni, vai subito su Aurelian, Tchouaméni. EA Sports, ti sembra il caso? EA Sports, ti sembra il caso questo? Prendermi in giro così, Esports? Vai sul primo difensore, va. Primo difensore, Real Madrid. Oh, vado liscio sul Real Madrid. Che cavolo, me dai altro. Andiamo avanti. Ah, oh, sei un'altra donna, ma incazzo, eh. E te prego. Oh, ce l'abbiamo fatta. Eder Militao, andate a fanculo. Le ho prese tutte, stanno piando per il culo questi qua del Real Madrid. Ragazzi, un 2 euro non vado su United, show raga. Ma avevo visto che lavorare, ma mi serve Saka, almeno inglese. Oh, ma c'è ancora il TD, blocca subito, vai che c'è il TD. Dai, ti prego, almeno lui è un po' più forte rispetto, già al sinistro abbiamo un coglione. Andiamo con Real Madrid o United. Dovrebbe essere Mazzarrichi. O Carvajal o Vasquez. E così dovrebbe essere Molina. Io dico che Molina mi piace su sto FIFA. Infatti è Molina, Vasquez, Mazzarrichi. Perfetti raga, perfetti. Veramente sono un fottuto fenomeno a trovare queste cavolo di carte, perché io rifletto su quello che potrebbe uscire. Vabbè, Bonu. Vado su Onana. Non voglio manco guardare, non è Onana. È Onana, perché abbiamo un po' di sacca raga. Dobbiamo ibridare, non è facile.
Vado su PSG senza guardare. Bella cagata, mamma mia, raga, una pippona. Questo è Frimpong. Questo è Frimpong, ma lui? Ma lui non posso saperlo, vado su Frimpong. Sì, giusto, Jimenez. Ho fatto bene, sono andato sulla sicurezza perché poi Atletico Madrid non è che può avere questi grandi campioni. Però Frimpong, l'intesa me la fa un po' cascare. Dio mio, meno male che è lento a caricare oggi. Andiamo avanti, City. Servirebbe Milano oro non raro. L'unico raro è City, vado sul City, dai. Guardiol. Guardiol ci deve, sì, Guardiol ci serve. Meno 4. La peperina di Mallorca. Sì. Prossima serve un po' di link, soprattutto a centrocampo. Pipponi su pipponi e altri pipponi che si fanno i pipponi. Che palle. Ok. Bayern Monaco Rush. Non mi viene in mente nulla, però io andrei sul Liros. Linka tutto se lo mettiamo, dai. Spero proprio se è proprio il peggio del peggio, ma no. Non è il peggio del peggio. Manco. Madonna, mamma mia, è il peggio del peggio del peggio. Che schifo. Mamma mia, raga, che vomito. Ma così male ci sta andando. Vai sul Real Madrid, che abbiamo preso un'altra puttana. Attaccante, Roma, Napoli. Andiamo su Roma. Grande. Mamma mia, che roba brutta che ci sta droppando. Che roba pietosa ci sta droppando. Ti prego, di Müller. Mamma mia, raga, che carte. Che carte, sta finendo nel peggiore dei modi. Vado col PSG, va. Situazione critica. Ovviamente sempre Real Madrid. Bam Diaz. Porco Giuda, ragazzi. Iros, ti prego, dimmi che è buono e chiudiamola in bellezza. Porca troia, sei buono. Minghie. Porco Giuda, raga, sei buono. Buonissimo. Ibrahim non può fare niente. Ibrahim, raga, mi avete proprio scocciato due palle. Mi avete fatto, questa è la squadra che abbiamo fatto. Nulla di eclatante, però ti dico, Yaya Touré, Vini, Griezmann e Saka, grandi carte. Guardiola e Militao, ti dico, grande anche qui. Poi, raga, terzini e restante. Ullala. Voglio fare una bel miracolo. Però io ti dico, con questi calciatori che abbiamo, secondo me si può vincere, dai. Perché Vini è forte, Griezmann, Saka, Yaya Touré. Perché Yaya Touré, raga, è un cartone incredibile. Quindi, basta parlare. Andiamo subito nel draft. Vinicius. Subito che punta. Vini Junior. Vada dietro. Griezmann! Subito Griezmann! Ma non capisco il perché c'è queste cavolo di cose. Ma levami queste istruzioni, che sono io ad insegnare al gioco come si gioca. Subito Griezmann, fammi un attimo. Come si leva sta cacata? Ma levate. Bella Saka per Griezmann. Griezmann, la madonna, ma è con. Che bello! Che bello! Mamma mia, ancora salvato comunque. C'è un angelo che sta tenendo in piedi, è questo qua, Veramente un angelo lo sta tenendo in piedi. Vini Junior in velocità. Vini Junior in velocità. Vini Junior in velocità, imprendibile. Uff, che chiusura, mannaccia. Dai, famo sto gol di testa e chiudiamo sto match. Bam, palla in mezzo. Pellegrini, mamma, Pellegrini testa, faceva gol, era spettacolo, poetico. Bello, come giochiamo bene. Come giochiamo bene, Vini. Oh la mamma mia, ancora Spiligueta, Cristo Dio. Palla per Vinicius. Griezmann. Oh la madonna, rigore, penalty, sì, E chi lo va a calciare questo rigore? Chi lo va a calciare? Fedimi un po'. Saka. Vabbè, proviamo Saka, va. Lo zio Saka, oddio, ma che è sta corsetta esotica? Ma che cos'è questa corsetta esotica? E andiamo pure a fare il sium. E stoia qui. Qui comando io. Subito, Griezmann. Allarga tutto per Vini Junior. Vini qua arriva il rosso e anche il quit. Rosso e anche quit. Un bacione all'avversario. Però qui ci fai proprio bagnare. Purtroppo questa volta non riuscirò a fare una seconda partita, ahimè. Però abbiamo fatto 45 minuti di puro spettacolo. E solo per questa volta, ahimè ragazzi, non riuscirò a fare una seconda partita. Quindi mi scuso.
Di solito ovviamente la faccio sempre una seconda, ma quando ovviamente dura poco come questa, le faccio sempre una seconda, ma purtroppo oggi non riuscirò, ma ci basta e ci avanza perché il video comunque è durato abbastanza. La challenge è stata epica e ovviamente non è colpa nostra se la partita è durata poco. E ovviamente queste manine sono d'oro. Signori, sono già al termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, raga, tantissimi mi piace nei commenti, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque. E dopo tutto questo, vi ringrazio di essere il video, vi ringrazio del sostegno. Da Ecre tutto. Haters make me famous.